Vuoi mandare a quel paese il tuo vecchio lavoro e diventare un artigiano? Ah sì, sei nel posto giusto. Bentornate e bentornati sul canale. Oggi non un video tutorial, ma un video pieno di consigli su come cambiare piano piano il lavoro che non vi piace e diventare un artigiano nel 2022 o anche negli altri anni a venire. Spesso quando racconto la storia di come sono diventato un artigiano, la gente poi mi dice: beato te, io non ce la farei mai. E mi chiedo per quale motivo non ce la dovresti fare mai. Io non sono nato artigiano, anzi, sono passato da tutt'altro lavoro a fare l'artigiano, perché non dovresti riuscirci anche tu? In questo video, appunto, ti voglio dare qualche consiglio per non partire proprio da zero e appunto aiutarti in questo tuo percorso. Secondo me, la primissima regola è quella di seguire le tue passioni, capire ciò che ti piace fare e soprattutto capire ciò che ti fa stare bene quando lo fai. Questa, diciamo, è la ricerca un po' più, secondo me, un po' più lunga che devi fare, concentrarti e capire veramente quali sono le tue passioni. Poi chiaramente la seconda regola è avere tenacia, non scoraggiarti subito ai primi fallimenti, perché quelli accadono sempre. All'inizio di qualsiasi arte che stiamo imparando, i fallimenti verranno, ma sono parte del processo, quindi non ti preoccupare. Solo con la tenacia e le ripetizioni continue di quello che stiamo imparando diventeremo sempre più bravi e riusciremo quindi a imparare una nuova arte e quindi un nuovo lavoro. Passiamo un poco alla parte un po' più pratica. Come facciamo ad imparare appunto un nuovo mestiere, una nuova arte? Quando abbiamo capito quale, oggi come oggi è facilissimo reperire informazioni perché ne abbiamo una quantità incredibile, abbiamo una grande abbondanza di informazioni. Quello che potremmo fare, per esempio, è acquistare un corso online sulle varie piattaforme tipo Domestika o Udemy e quindi capire, iniziare a capire, a cimentarsi un pochino nell'arte che abbiamo scelto per capire quali sono i materiali, gli strumenti, le tecniche che ci serve imparare. Oltre a questi che sono a pagamento, per me la fonte principale di apprendimento è stata YouTube. Infatti io ho imparato a lavorare al tornio seguendo i video di Simon Leach, che è un ceramista inglese che ha messo migliaia di video sul suo canale. YouTube è una risorsa incredibile perché non abbiamo solo una persona appunto da poter osservare, ma abbiamo tantissimi artigiani e tantissime artigiane, e la cosa principale che possiamo apprendere con YouTube è che non esiste un solo modo per fare una cosa nell'arte che abbiamo scelto, ma ci sono tantissime possibilità, quante sono gli artigiani e le artigiane che lo fanno. Chiaramente poi un altro mezzo che mi piace tantissimo per imparare nuove cose sono i libri, e spesso vengono consigliati sia nei forum sia nei video stessi su YouTube, quindi i libri sono una miniera incredibile di informazioni. Ma la cosa bella è che internet e soprattutto i social ci danno la possibilità di conoscere artigiani e artigiane che vicino a noi fanno quello che noi vorremmo imparare. E quindi ci sono molteplici opportunità andandoli a conoscere. Potremmo sia chiedergli se fanno dei corsi in presenza in modo da imparare direttamente da un maestro o una maestra. Potremmo andare in bottega da loro, magari affiancarli e carpire più segreti possibili di quest'arte. E vivendo quindi un'esperienza diretta possiamo capire, tra l'altro, se l'artigianato che abbiamo scelto è quello che fa per noi, o era magari un'infatuazione superficiale e non era l'arte della nostra vita. Un altro passaggio fondamentale è chiaramente acquistare l'attrezzatura. Chiaramente ogni tipo di artigianato avrà i suoi strumenti. Un consiglio grandissimo, spassionato, che vi voglio dare sull'attrezzatura è quello che, se avete scelto che questa sarà la vostra arte per i prossimi anni, acquistate pochi strumenti alla volta, però acquistateli di qualità, perché acquistare strumenti scadenti, esperienza personale fatta in tutte le cose in cui ho messo le mani. Quando compriamo strumenti scadenti, non riusciamo a fare il lavoro che volevamo fare, ci innervosiamo, ci intestardiamo, ci demoralizziamo e quindi è peggio, andiamo proprio dritti in down. E quindi un consiglio è di comprare meno ma spendere meglio. Chiaramente, se avrete a disposizione un insegnante sia online ma sia fisicamente, quello che vi consiglio è di chiedere espressamente quali strumenti, quali attrezzature bisogna comprare. Tra l'altro, magari gli insegnanti hanno attrezzatura buonissima di cui si vogliono disfare e quindi venderla a un prezzo inferiore, o magari trovare altra gente con cui fare un acquisto un po' più costoso, magari altri vostri compagni di artigianato con cui condividere questa fase di apprendimento. Una volta chiaramente che abbiamo appreso i primi rudimenti di questa nuova passione e che abbiamo acquistato i primi strumenti, chiaramente dobbiamo trovare un posto dove sperimentare la nostra nuova arte. Il consiglio che vi posso dare è chiaramente, se potete, ricavatevi uno spazio in casa, uno spazio
spazio che sia soprattutto tranquillo, al riparo da occhi che vi possono giudicare, di parenti, amici, che magari all'inizio non vi supporteranno come voi vorreste, e quindi un posto tranquillo e in pace dove poter sperimentare e quindi praticare ore e ore e ore nella nostra passione senza essere disturbati. Se chiaramente, come spesso avviene, non abbiamo magari un posto a casa da dedicare a quella passione perché magari ci serve attrezzatura troppo grande o perché sporchiamo troppo, un consiglio è di capire se nella vostra città o intorno esistono dei co-working artigianali. Un'altra possibilità che abbiamo è quella di chiedere uno spazio magari alle associazioni della zona, che possono essere ARCI o altri tipi di circoli che magari hanno delle stanze da poter adibire a studio. Insomma, bisogna trovare chiaramente un modo, bisogna ingegnarsi un poco per trovare uno spazio dove praticare la nostra arte, perché è la cosa più importante, appunto, è quotidianamente, se possibile, praticare l'arte, praticare quell'artigianato, fare errori su errori su errori finché non siamo soddisfatti dei primi risultati. Due altre domande importantissime che ricevo spesso è: ma si riesce a guadagnare con l'artigianato? E l'altra è: vorrei lasciare il mio lavoro e dedicarmi solo alle mie passioni, ce la farò, riuscirò a guadagnare abbastanza? Allora, la risposta alla prima domanda è chiaramente: dipende dalla tua bravura, dalla tua creatività, dipende quanto sei bravo a vendere le tue opere, quindi dalle capacità di marketing che hai, da quanto sei veloce nella fase di produzione. Ma per la mia esperienza vi posso assicurare che i guadagni aumentano anno dopo anno. Per quale motivo? Perché diventiamo sempre più esperti, diventiamo sempre più bravi a capire cosa si vende meglio, a come pubblicizzare meglio quello che facciamo e a dare il giusto valore alle nostre creazioni soprattutto. Inoltre, oggi come oggi, potrebbe essere più remunerativo impartire corsi e seminari sull'arte che abbiamo imparato piuttosto che vendere delle creazioni, o anche magari registrare dei videocorsi e venderli online, o magari scrivere un libro sull'argomento. Negli anni, con la pratica, praticamente diventeremo noi i maestri di quell'arte, e per fortuna in questo periodo storico la gente ha tantissimo bisogno e voglia di imparare a fare lavori manuali, sia per rilassarsi ma soprattutto, come abbiamo fatto noi, per reinventarsi, per crearsi una nuova opportunità di lavoro e chiaramente per creare qualcosa di bellissimo con le nostre mani. Alla seconda domanda invece, se lasciare subito il proprio lavoro, io vi consiglio di non farlo assolutamente, ma di andare a step, andare piano piano, farlo un poco alla volta. Magari datevi delle scadenze, per esempio in 6 mesi, in tot mesi voglio imparare i rudimenti di quest'arte, in altri tot mesi voglio diventare bravo a produrre le mie creazioni, voglio imparare a venderle, voglio imparare come si pubblicizzano, e quindi magari datevi un tempo abbastanza tranquillo, magari un anno e mezzo, per imparare il più possibile e poi sentirvi liberi di cambiare totalmente lavoro. E quindi il consiglio è di mantenere il vostro lavoro e nel tempo libero, dedicando sempre un po' più di tempo, sperimentarvi nella vostra nuova passione. Spero che questo video motivazionale vi sia piaciuto. Tra l'altro, se avete qualsiasi domanda, scrivetemi qui nei commenti o sulle informazioni del canale trovate tutti i miei contatti telefonici e social, quindi non vi preoccupate, per qualsiasi cosa scrivetemi pure. Se vi è piaciuto mettete un like, condividete, iscrivetevi al canale che è la cosa molto importante per me. Ci vediamo presto con nuovi video sulla ceramica e sull'artigianato, quest'anno tantissime novità. Vi ringrazio per essere arrivati alla fine del video, un saluto, a presto, ciao ciao! Ah sì, ah sì, ah sì, to, 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 to.